abbiamo pensato a un grande progetto particolarmente innovativo sul canottaggio, per cui gli alunni hanno la possibilità, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria, a partire dalle classi quarte, di recarsi alla Saram e fare un'attività di canottaggio con esperti del settore e con la guida del professor Urso, che è il nostro docente interno che si è praticamente fatto promotore dell'iniziativa e che ha anche il titolo per essere istruttore di canottaggio, e che è supportato dalla docente Brici Tiziana di scuola primaria. E quindi è un'attività veramente innovativa, perché siamo l'unica scuola, e ho l'onore di dire questo, che sta svolgendo questo tipo di attività, che è già partita nei giorni scorsi con grandissimo successo presso, appunto, come ho detto prima, presso la Saram, e con grandissimo consenso da parte delle famiglie. Appena è stato proposto ha avuto subito una buona risposta, e in questa prima fase, dove si prevedono 2 settimane di attività di canoa e dove non possiamo ospitare più di 20 alunni per volta per questioni di sicurezza, perché c'è una questione proprio di rapporto tra chi supporta, tra insegnante e il numero di alunni, abbiamo dovuto limitare ad una ventina di alunni. Un gruppo che rimane sia nella prima sia nella seconda settimana, più degli innesti nella prima o nella seconda settimana in base ai desiderata dei forniti dai genitori. Le attività poi vedranno una conclusione alla fine di agosto, quando il 27 di agosto è previsto un incontro presso la Pineta di Cimino, un incontro introduttivo che sarà di preludio alla trasferta che faremo presso un circolo attrezzato dove i ragazzi pernotteranno. Quindi si articolerà su 2 giornate durante le quali i ragazzi potranno svolgere attività varie, tipo vela, equitazione, badminton, canoa, ciclismo, escursionismo e attività analoghe.